Inizia un nuovo anno accademico per l'Università degli Studi di Urbino. Oggi, mercoledì 28 febbraio, si è svolta la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro Anna Maria Bernini, che ha sottolineato la grande storia, bellezza e innovazione che appartiene all'Ateneo della città di Urbino. Dirò loro che questa è un'università che tutti noi portiamo nel cuore, è un'università circondata dalla bellezza, un'università comunità, un'università che trae la sua spinta e la sua forza da un rinascimento che in questa università non finisce mai. Quindi grande tradizione, grande storia, grande bellezza, ma anche grande capacità di innovazione. Dirò tutto questo e tante altre cose, invitando il rettore, che già sta facendo grandi passi verso l'internazionalizzazione, ad aprire ancora di più le porte di questa bellissima città, Università della Bellezza, agli studenti stranieri. Occasione per fare il punto sulle risorse messe a disposizione dal governo per gli Atenei, dall'housing universitario per contrastare il caro affitti degli alloggi all'incremento degli stanziamenti per le borse di studio. In questo momento, dice il ministro Bernini, non si può parlare di carenza di fondi. Li abbiamo riempiti di fondi, soprattutto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo anche i numeri ovviamente, il rettore Calcagnini lo sa, non sono mai stati prosperi come in questo momento, e per quanto riguarda il diritto allo studio, che è il modo vero perché lo studio sia un diritto e non un privilegio, abbiamo messo quest'anno, nel 2024, quasi 900 milioni sulle borse di studio e abbiamo proprio due giorni fa pubblicato il bando housing per 1,2 miliardi. Quindi diciamo che di povertà di fondi magari è meglio parlare in un altro momento, perché adesso i fondi ci sono. L'Università di Urbino cresce e migliora anno dopo anno. Nel 2023 ha registrato dati positivi in merito agli studenti provenienti da fuori regione, posizionandosi al primo posto in questo contesto tra le università marchigiane. Importante inoltre la flessione del tasso di abbandono degli studi. Ancora una buona notizia riguarda la decisa flessione del tasso di abbandono degli studi universitari, un segnale che rinnova la nostra fiducia nelle azioni intraprese e la ferma volontà di mitigare ulteriormente il fenomeno dell'interruzione dei corsi. In crescita costante ormai da qualche tempo il numero delle studentesse e degli studenti internazionali che scelgono di formarsi nel nostro Ateneo. Negli ultimi due anni il dato rilevato indica un aumento significativo del 28% e dell'11% in più rispetto allo scorso anno. A conti fatti si tratta di una visione d'insieme incoraggiante, confermata anche dal rapporto Alma Laurea 2023 sulla condizione occupazionale dei laureati dell'Università di Urbino. Secondo l'indagine, il 93% dei nostri laureati intervistati si è dichiarato soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso, e il 73% delle nostre laureate e dei nostri laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo. Inoltre, il tasso di occupazione un anno dalla laurea triennale e dalla laurea di secondo livello risulta essere del 72% circa, in media tra i due titoli di studio.